Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy. Io sono Shark e vi ricordo sempre, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi perché da qui in avanti ci saranno un sacco di live, nuovi titoli e ovviamente tutti i vecchi che io porterò sul canale. Oggi iniziamo con un nuovo capitolo e si parla di Diablo 4. Blizzard stupisce, reinventa e ricrea. Diciamocelo chiaro e tondo, Blizzard non vuole fallire e di solito non lo fa. Diablo ha creato alla sua uscita un nuovo modo di interpretare i videogiochi e con Diablo 2 ha sicuramente messo una pietra miliare portandola a Blizzard nell'Olimpo dei creatori dei videogiochi di successo. Ma bando alle ciance, sappiamo tutti il perché siamo qua, parliamo di Diablo 4. Facciamo un grande recap di ciò che sia Blizzard che tutti coloro che hanno giocato ci hanno rivelato. Iniziamo con la novità più grande nella saga di Diablo, cioè l'open map o open world, chiamatela come volete. Blizzard voleva fondere ciò che di bene aveva fatto con Diablo 2 e Diablo 3, portando tutto su un altro piano il gioco, e ha iniziato con la mappa. Infatti Blizzard ha deciso di rivoluzionare questa componente di Diablo e ha deciso di mantenere la proceduralità dei dungeon, ma di creare un'unica immensa mappa dove il giocatore stesso può trovare tutto, dai suddetti dungeon, alla storia, alla zona multiplayer, senza caricamenti. Amalgamando così il mondo di Diablo, rendendolo fruibile e piacevole da giocare, introducendo inoltre la parte esplorativa, cosa che in Diablo non era mai stata una freccia nella sua faretra. L'altra novità che va di pari passo con l'open map è la cavalcatura. Infatti Diablo 4 sta cercando di essere il più grande gioco del franchise di sempre. E cosa è più appropriato per un nuovo enorme gioco che l'aggiunta di una nuova funzionalità per aumentare la velocità di viaggio di un giocatore? Durante il BlizzCon 2019, Blizzard ha confermato che il gioco presenterà cavalcature. Blizzard ha tirato un po' le redini per quanto riguarda le cavalcature in Diablo 4, sebbene nei suoi video rivelasse alcuni dettagli molto interessanti. Per prima cosa, tutte le cavalcature saranno personalizzabili, una caratteristica che nemmeno World of Warcraft esiste, o ha. I giocatori infatti di Diablo 4 potranno cambiare l'intero aspetto della propria cavalcatura, dall'armatura alla sella e perfino i ferri del proprio cavallo. L'equipaggiamento potrà anche cambiare e migliorare difesa o abilità di attacco del giocatore stesso. È anche interessante notare che Blizzard sta usando il termine mount e non horse. Ciò significa che i giocatori di Diablo 4 saranno probabilmente in grado di scoprire e collezionare una buona varietà di supporti, quindi di cavalcature in generale. Blizzard ha anche detto di avere cavalli demone o cavalcature senza volto. Quindi un party di 4 giocatori diversi, ognuno con un tipo di cavalcatura diverso, ognuno con una diversa abilità, renderebbe una nuova dinamica di gioco emozionante. Un aspetto finale confermato da Blizzard riguardo alle cavalcature di Diablo 4 è che ogni classe avrà un'abilità di smontaggio. Chiamiamola smontaggio, sarebbe un mount, cioè scendere da cavallo. Unica. In altre parole, i giocatori saranno in grado di caricare in battaglia sulla loro cavalcatura e quindi utilizzare la loro abilità di smontaggio per andare direttamente in combattimento. Bene, con questo è tutto per il primo video e spero molti altri riguardanti Diablo 4. Ricordatevi di iscrivervi al canale. GG a tutti quanti. Ciao ciao!